Il consigliere regionale Leandro Bracco dal gruppo misto passa a Sinistra Italiana. In consiglio regionale non cambia praticamente nulla, lei continuerà con le sue battaglie che spesso sono anche le battaglie della sinistra in consiglio regionale. Sì, esatto, perché per quanto riguarda le proposte di legge che finora ha redatto Mario Mazzocca sono sostanzialmente coincidenti con quelle, con gli argomenti per i quali mi batto io, quindi da oggi in poi inizierà un rapporto, un patto di collaborazione fra me e Mario Mazzocca da un lato, dall'altro lato c'è la mia adesione a Sinistra Italiana a livello nazionale, però la cosa che mi preme sottolineare è che per quanto riguarda gli equilibri in Consiglio regionale non cambierà nulla. Io, per rispetto verso tutte le persone che hanno scritto il mio cognome sulla scheda 2 anni fa, io continuerò a essere un consigliere di minoranza. Minoranza però non vuol dire opposizione senza se e senza ma. Quando la maggioranza proporrà cose che io reputerò utili per la collettività, io le voterò convintamente. In caso contrario voterò in maniera contraria, come d'altronde ho sempre fatto sin da quando D'Alfonso mi diede la delega alla cultura 1 anno e mezzo fa circa. Non contano le persone, ma contano gli argomenti che i vari consiglieri portano avanti. Se si vanno a vedere gli argomenti che ho portato avanti io, che ho portato avanti finora io in Consiglio regionale, sono sostanzialmente coincidenti a quelli della sinistra. Quindi l'ambiente, la cultura, le politiche sociali. E l'attenzione con la maiuscola verso tutte quelle fasce della popolazione che si ritrovano diciamo, a vivere male, per essere diciamo, gentili con le parole. Quindi sono argomenti coincidenti, sostanzialmente coincidenti con quelli della sinistra, quindi non vedo perché non stringere un patto di consultazione e collaborazione con Mario Mazzocca.